Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Francesca Bordignon, Digital and Communication Specialist di Lundbeck Italia. Buongiorno. Intanto ci parli brevemente della sua azienda e dell'evento che avete in programma l'11 giugno presso la Biblioteca degli Alberi di Milano. Buongiorno a tutti. Lundbeck Italia è un'azienda farmaceutica che fa parte del gruppo multinazionale danese Lundbeck, specializzato nella cura dei disturbi del sistema nervoso, che da oltre 70 anni si dedica instancabilmente alla salute del cervello. L'11 giugno a BAM, Parco Biblioteca degli Alberi, organizzeremo un evento dedicato ad una patologia molto invalidante e spesso banalizzata, ovvero l'emicrania. Questo pomeriggio consiste in una serie di attività che partiranno dalle 5 e si concluderanno intorno alle 20:30, dove appunto l'emicrania sarà il tema centrale. Verrà affrontato questa importante tematica attraverso dei laboratori su mindfulness e alimentazione, che sono utili alleati per chi soffre di emicrania. Ci saranno delle performance di artisti, di danzatori itineranti, che interpreteranno il cambiamento della relazione con la della malattia attraverso un linguaggio diverso, quello appunto dell'arte. Ci sarà la possibilità di avere dei colloqui informativi su emicrania e disturbi dell'umore con esperti, dei colloqui informativi gratuiti su prenotazioni. E cosa molto importante, a conclusione di questo pomeriggio ricco di attività gratuite libere per tutti, ci sarà un talk moderato da Raffaella Cesaroni, che è giornalista di Sky TG 24, dove ascolteremo dalla viva voce di esperti, pazienti e caregiver che cosa vuol dire vivere con l'emicrania e che cosa si può fare per superare lo stigma associato a questa malattia, andando a migliorare quindi la qualità di vita delle persone che ne soffrono. Ospite d'eccezione sarà Chiara Francini, che concluderà il talk con una sua performance dedicata ancora una volta all'emicrania. È per noi una grande opportunità offrire alla cittadinanza questo evento insieme a BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano, un progetto di Fondazione Riccardo Catella. È una grande opportunità perché sarà un momento fatto di esperienze, di un momento fatto di condivisione, dove il parco si trasformerà davvero in una piazza aperta a tutti, dove affronteremo appunto una tematica molto importante, ma che spesso viene banalizzata o comunque non tutte le persone conoscono che cosa vuol dire vivere con questa patologia estremamente invalidante. L'evento fa parte di una campagna di sensibilizzazione promossa da Lundbeck Italia insieme a molteplici partner, che si chiama Cambia la tua relazione con l'emicrania. E obiettivo di questa campagna è far comprendere alle persone che vivono con l'emicrania come non bisogna perdere speranza e come sia possibile migliorare il rapporto con questa malattia riappropriandosi della propria vita, quindi come si può migliorare il rapporto con la malattia. E questa campagna, che viaggia sui social con l'hashtag Cambia la tua relazione con l'emicrania, è anche un modo per sensibilizzare chi appunto non conosce gli aspetti più invalidanti di questa malattia, perché insieme, attraverso anche una corretta informazione, si può superare lo stigma associato a questa malattia spesso invisibile. Certo, ci sono molte zone oscure su questo argomento, molta ignoranza e poca conoscenza dell'argomento, e quindi è veramente un evento interessante e importante anche per la salute del cervello, appunto. Quindi lanciamo un invito alle persone a partecipare a questo evento che, appunto, come abbiamo detto, è gratuito. Assolutamente, l'invito è aperto davvero a tutti, non soltanto a pazienti o a familiari di persone che vivono con emicrania, ma a tutta la popolazione, perché attraverso linguaggi inclusivi e linguaggi diversi affronteremo questo tema molto importante in modo anche partecipativo, quindi dei laboratori, delle pratiche di mindfulness, che comunque sono delle attività utili al benessere di qualsiasi persona. Invitiamo le persone anche a poter avere dei colloqui informativi su queste patologie con esperti e soprattutto anche ad ascoltare degli esperti che con un linguaggio semplice e diretto
faranno comprendere che cos'è questa malattia. E poi sicuramente Chiara Francini concluderà l'evento con una sua performance imperdibile. Quindi domenica, dalle ore? Dalle ore 17, Parco Biblioteca degli Alberi sarà una piazza aperta, a tutti, fatta davvero di esperienze e momenti di condivisione, e il tutto si concluderà intorno alle 20:30. Ok, quindi invitiamo tutti domenica all'evento La salute parte dal cervello, affrontiamo la relazione con l'emicrania e ringraziamo Francesca Bordignon per aver partecipato al nostro collegamento e averci portato questo bellissimo evento al quale io consiglierei a tutti di partecipare. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro.